c'è una guerra in atto, voi l'avete capito, si vede dalle vostre manifestazioni artistiche, dalle vostre idee, da ciò che mi avete raccontato in presidenza in questi giorni. Veramente mi sono sentita spesso emozionata, dico ma sono bambini piccoli questi? Cioè come si fa ad avere queste idee? Come si fa ad avere questa grande maturità? E allora dico grazie ai vostri genitori che vi hanno educato, grazie ai professori che hanno trascorso parte del loro tempo per educarvi al pensiero, a pensare anche a questa brutta problematica. Oggi ci stiamo occupando di una guerra di alcuni uomini contro donne, donne che oggi noi in fondo stiamo commemorando. Io vi chiedo adesso un minuto di silenzio. E in questo minuto dobbiamo pensare a cosa può l'uomo fare. Cioè l'uomo si trasforma in una bestia, come avete rappresentato voi in uno dei vostri cartelloni. Si trasforma in una bestia e fa del male agli altri. E auguriamoci che di tutti noi nessuno mai possa essere vittima, di tutti quelli che conosciamo. E che mai nessuno dei nostri ragazzi possa alzare un dito a fare del male agli altri, donne e uomini. Roberta! Sara! Maria Rita! Deborah! Rossella! La piccola Laura!